promosso dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, si è svolto al Teatro Resta di Massafra, con il patrocinio di Governo, Regione, Provincia e 5 comuni ionici, un convegno di studi sulla Prima Guerra Mondiale e sui riflessi che generò nel territorio. Illustri relatori, dal prefetto di Taranto al professor Cosimo Damiano Fonseca, hanno trattato l'argomento in un dibattito moderato da Giovan Gualberto Carducci, preside del liceo Tito Livio di Martina Franca. Le conclusioni affidate a Enza Musardo Talò dell'Istituto di Storia del Risorgimento. Quali insegnamenti ha lasciato il primo conflitto mondiale? Una guerra che purtroppo non sempre è stata maestra nella vita di chi è venuto dopo. Purtuttavia, ecco, la Prima Guerra Mondiale ha avuto il merito di provare, di mettere proprio in moto quello che era il senso dell'unità nazionale. La Prima Guerra Mondiale è stata la prima guerra nazionale, dove i nipoti dei Borboni e i nipoti dei patrioti delle 5 giornate di Milano si trovarono insieme su questi fronti, che divenne veramente il primo coagulo nazionale e nell'identità, per identità e anche per spirito unitario.